Tommaso, buongiorno. Buongiorno. Allora, sei tornato titolare nella partita con l'Entella, un derby importante. Non è stato facile sicuramente, perché quando non si gioca tanto, insomma, bisogna essere subito pronti, no? Concentrati. Però mi sembra che, a parte forse un attimino all'inizio, ti sei poi trovato molto bene. Sì, sono discretamente contento. Devo dire che al primo tempo ho fatto un po' fatica a trovare il ritmo giusto, poi al secondo tempo si è sciolto un po' più la gamba, sono andato meglio. Devo dire che era importante fare 3 punti, è stata una bellissima vittoria, poi il derby, prima volta nella storia dello Spezia, da quanto mi hanno detto che si è vinto lì, per cui siamo tutti contenti e cerchiamo di proseguire su questa strada. Va. Peraltro porti fortuna, perché anche la volta scorsa che hai giocato, poi sì, è rientrato un'altra volta, però la volta scorsa che hai giocato titolare abbiamo vinto di nuovo. Sì, quello è un caso, però. Questi sono numeri. No, vabbè, quello ripeto è un caso, però sono davvero contento. Comunque abbiamo vinto una partita, ripeto, molto difficile, perché loro sono una squadra che soprattutto in primo tempo ci ha messo sotto pressione, avevo un ritmo davvero elevato, poi secondo tempo diciamo che a mio modo di vedere hanno abbassato un po' il ritmo, è uscita più la nostra qualità, infatti un'azione fatta bene abbiamo fatto gol. Ecco, giocare sul sintetico, adesso loro l'hanno rifatto nuovo quest'anno, quindi probabilmente è un po' migliore rispetto a quello che avevano gli anni scorsi, però comunque il sintetico è veloce, poi pioveva, insomma è un campo che può mettere in difficoltà chi non ci è abituato. Devo essere sincero, non lo so, perché abbiamo vinto anche quando abbiamo giocato un'altra partita sul sintetico a Vercelli, sì, per cui per ora ci sta. Allora giochiamo sempre sul sintetico. Ci sta portando fortuna. Poi sì, a mio modo di vedere il sintetico aiuta le squadre con qualità. Penso che noi abbiamo avuto più qualità di loro rispetto all'Entella, per cui non ci ha sfavorito in modo eccessivo, secondo me. Un'azione in particolare, mi ricordo, nel secondo tempo, quando hai stoppato la palla in mezzo all'area di rigore, l'hai messa giù e poi hai buttato la palla in fallo laterale. Cioè, quella tranquillità in quel momento, che hai stoppato la palla in mezzo a 3 o 4 uomini, poi ti sei girato e l'hai buttata in fallo laterale, ma insomma era un cross lungo, quindi non era nemmeno semplice. Sinceramente non me la ricordo. Ci vuole coraggio, ora, ecco, tutto qua. Normalmente uno dà un calcione e la butta via, no, invece tu l'hai stoppata. Diciamo che anche una mia caratteristica è cercare di giocare sempre la palla, per cui anche quella circostanza penso con personalità l'ho messa giù, poi ho visto che non c'era possibilità e era meglio non rischiare, l'ho messa in fallo. No, ma è stato lo stop più che altro che ha sorpreso, così, la personalità anche che ci vuole, no? in determinate situazioni. Ciao, sono Marco di Città della Spezia, volevo semplicemente chiederti, non hai giocato tantissimo rispetto a quello che hai fatto gli anni precedenti. Hai pensato a gennaio di cambiare squadra o hai parlato col mister? Hai avuto le assicurazioni? Ti dico, ad essere sincero, a inizio anno ho detto niente, io sono contento, per me è un sogno essere qua, per cui a tutti i costi rimarrò qua fino a fine anno. Poi è normale che giocando poco ti passa per la testa di provare ad andare a giocare magari di più tornando in Lega Pro. Però devo essere sincero che la scelta giusta era rimanere qua e giocarmela fino alla fine, anche perché penso di in allenamento mi trovo bene con i compagni in una bellissima società e quando sarò chiamato in casa ancora darò sempre il massimo, per cui è veramente sono contento di essere qua e spero di fare più presenze possibili a quel fine anno, poi si vedrà. Poi ho visto che hai fatto 3 anni in C, sì. 3 anni in D, sì. Adesso hai fatto il salto in B. Il grande salto è stato tra la C e la B? O? Sì, ti dico di sì, perché cambia davvero il ritmo, proprio a parte l'allenamento c'è molta differenza proprio di ritmo, ma in partita altrettanto. Comunque anche in Lega Pro ci sono giocatori di qualità, però è proprio un altro andare, cioè in partita si sente la differenza e penso che ci sia più salto tra C e B che tra D e C. Anche se comunque ci sono molti giocatori che anche in Serie C hanno grande qualità. E poi un'ultima domanda sulla città, se ti sei trovato bene a Spezia. Sì, sì, è una città tranquilla, certo, sono abituato a Milano, sempre vissuto lì e è un po' diverso, cioè un po' ridimensionato come cosa, però è tranquillo, sono contento. Almeno qua c'è il mare, dai. Almeno sì, quello. Adesso, ripeto, dico qua, è da un po' che non si vede il sole,
però appena arriva la primavera sicuramente sarà più bello, dai. Allora, intanto ti voglio chiedere questo, perché ti capita di giocare soltanto quando Lopez, insomma, è squalificato o starà male, insomma, questo. Come la vivi questa situazione, diciamo, da comprimario? No, beh, ormai, nel senso, so che è così, ci ho fatto l'abitudine, assolutamente accetto questa cosa. Lopez è un grandissimo giocatore che ha vinto diversi campionati, ha sempre fatto bene, è un carro armato, cioè... Io comunque sono la riserva di un giocatore molto importante in Serie B, per cui devo ritenermi soddisfatto di questo. Ovviamente non mi devo mai accontentare, e quando sarò chiamato in causa di nuovo dovrò cercare di dare il massimo per comunque essere stimato da tutti. Siete due giocatori completamente diversi, in effetti, appunto. Da lui cosa ruberesti? Cosa ti piace di lui? Che... Sicuramente ruberei più l'aggressività e diciamo il carisma che ha. Come hai detto te, due giocatori completamente diversi. Diciamo, lui un po' più istintivo, io un po' più... non so, più razionale nelle scelte magari, un po' più ragionata la mia giocata, sono diversi, però è un grandissimo giocatore, ripeto. Sì, no, infatti come aveva notato prima il collega Enrico, quel fatto dello stop e il controllo è un po' particolare. Invece volevo sapere questo, tu eri lì vicino all'area quando sono successi quei due episodi, diciamo, contestati dei avversari lì a Chiavari. Cosa hai visto, sia nell'occasione, diciamo, di De Col che quella di Masi? Su quei due rigori che hanno lamentato i chiavaresi? Ad essere sincero non mi sembrava nessuno dei due rigori, però sai, comunque sei lì preso dall'atmosfera e tutto, non posso dirti cosa mi sembrava se era rigore o no, perché comunque stai giocando, poi ognuno tira sempre l'acqua dalla sua parte, per cui per me non era nessuno dei due rigori. Ovviamente loro hanno un po' protestato per quello, però ci sta, nel calcio ci sono tantissimi episodi di dubbi e l'arbitro ha valutato così e è andata bene per noi, dai. Insomma, infine ti chiedo questo, hai deciso comunque di stare a Spezia, a parte il discorso di gennaio, comunque anche ci sarai nel futuro, pensi che sarà un futuro diverso? Cioè, aspiri a un futuro diverso? Certamente nessuno aspira a stare in panchina spesso, per cui io ho ancora 2 anni e mezzo di contratto qua e mi piacerebbe molto rimanere qua a lungo. Ovviamente a fine anno faremo le valutazioni del caso, ripeto, il campionato è ancora lungo e non si sa mai nel calcio, per cui a fine anno vedremo quale sarà la situazione e quale sarà la soluzione migliore per me, per lo Spezia. Ma io sto benissimo qua e ovviamente magari sperando di giocare di più potrei rimanere tanti anni qua. Arriva il Venezia adesso sabato, è uno scontro di... noi dobbiamo per forza dire che è uno scontro diretto per i playoff, perché insomma adesso siamo lì e capisco bene che voi giustamente avete la vostra prudenza, il mister soprattutto, se non gli parli dei 50 punti si arrabbia, però al di là di questo noi lo consideriamo uno scontro diretto, sarà una partita anche bella perché insomma il Venezia ha sicuramente qualità come squadra, all'andata finì 0-0 forse con qualche rammarico nostro perché nel finale rimasero in 10, sarà una partita insomma tutta da giocare. Sarà una bella battaglia perché loro sono una squadra che a mio modo di vedere non fa giocare bene le altre squadre, è una partita molto dura, tosta, non penso si possa parlare di scontro playoff perché siamo poco più di metà campionato, ci sono ancora 1000 punti a disposizione, per cui ripeto, noi seguiamo il mister e l'obiettivo principale è arrivare il prima possibile a questi 50 punti, se ci arriveremo in fretta poi potremo pensare ad altro, se no penseremo solamente alla salvezza. Ecco, c'erano tanti tifosi anche a Chiavari, chiaramente da Palermo in poi vi sta seguendo più gente, credo che anche per voi sia una soddisfazione aver riportato più gente allo stadio e più gente che vi segue in trasferta. No, sicuramente l'entusiasmo dei tifosi ci aiuta, a Chiavari sembrava di giocare noi in casa, è stato veramente bello, poi la coreografia che abbiamo fatto col Palermo qualcosa di emozionante anche perché stava in panchina davvero.
siamo contenti, probabilmente le ambizioni e gli obiettivi di inizio anno magari un po' più, diciamo, un po' più umili rispetto agli altri anni, hanno fatto sì che, vedendo che noi in questo momento stiamo andando bene, loro ci venissero dietro con un tanto entusiasmo. Speriamo di proseguire su questo percorso in modo da portare più gente possibile allo stadio a sostenerci. Grazie.